Ciao da Laura, stirare, avanti, siate sinceri, a quanti di voi piace stirare e a quanti no? A me personalmente non fa impazzire e cerco sempre di stendere in modo ordinato e di ritirare la biancheria piegandola immediatamente. Qualche volta però stirare è strettamente necessario, ecco perché oggi vi parlo di come fare a scegliere il giusto ferro da stiro. Il ferro da stiro è un piccolo elettrodomestico che viene impiegato in ambito casalingo per stirare, ovvero per rimuovere le pieghe del tessuto che derivano dal lavaggio e dall'asciugatura. In commercio esistono differenti tipologie di ferri da stiro per soddisfare ogni tipo di esigenza. Le tipologie più diffuse sono ferro da stiro a vapore, ferro da stiro a caldaia, da viaggio, professionale, ferro da stiro senza filo e ferro da stiro verticale. Per scegliere al meglio il ferro da stiro bisogna innanzitutto fare distinzione fra due macro categorie, il ferro da stiro con serbatoio interno e il ferro da stiro con caldaia esterna. I ferri da stiro a serbatoio interno hanno rispetto all'altra tipologia di ferro da stiro il vantaggio di essere più pratici e più maneggevoli da utilizzare, viste le dimensioni ridotte. Inoltre sono solitamente più silenziosi e veloci a portare l'acqua a temperatura. Tuttavia, lo svantaggio principale dei modelli senza caldaia è quello di offrire un'autonomia di lavoro inferiore, per cui il ferro da stiro di questo tipo risulterà un po' meno efficiente rispetto all'altro tipo. Inoltre, tendenzialmente hanno anche un'erogazione del vapore inferiore e un peso maggiore. Bene, fatta questa distinzione, bisogna prendere in considerazione queste caratteristiche. Numero 1. Le dimensioni e il peso. Come dicevamo, i ferri da stiro con caldaia sono generalmente ingombranti, tuttavia questa non è da considerarsi una caratteristica negativa, in quanto dimensioni maggiori corrispondono ad una maggiore capacità del serbatoio e quindi ad una maggiore autonomia di lavoro. Per quanto riguarda invece il peso, solitamente il ferro in sé non è molto pesante. I ferri con caldaia sono generalmente più leggeri di quelli con serbatoio, dal momento che l'acqua è contenuta separatamente nella caldaia e non incorporata nel ferro stesso. 2. L'impugnatura, che deve essere comoda ed ergonomica. Un'impugnatura particolarmente comoda ed ergonomica può fare davvero una grande differenza in termini di affaticamento e di facilità di movimento. È particolarmente utile un rivestimento in materiale antiscivolo per assorbire il sudore e per una presa salda e sicura. 3. La base d'appoggio del ferro da stiro. Questa deve essere antiscivolo e con un sistema di fissaggio e ancoraggio del ferro. È infatti importante che il ferro rimanga esattamente dove lo appoggiamo senza scivolare e che non cada dalla sua base al minimo urta o con lo spostamento. 4. La pressione e il vapore. Questo è molto importante se si vuole avere un'erogazione continua del vapore e una buona prestazione. La pressione che si genera all'interno della caldaia consente una buona erogazione del vapore, dal momento che una pressione maggiore riesce a spingere con più forza una maggiore quantità di vapore. Un vapore minimo che permette di ottenere risultati soddisfacenti è quello di 3,5 bar. 5. La capacità ed autonomia del ferro. Ad esempio, con una capienza da 0,5 a 2 litri si hanno circa 2 ore di autonomia. 6. E ultimo, i consumi. Molte case produttrici stanno immettendo sul mercato ferri dotati di una funzione eco, che quando attivata permette di tagliare in una percentuale solitamente tra il 20 e il 40% i consumi di bolletta, il che è sicuramente una buona cosa. Bene, questi sono i nostri consigli su come scegliere il ferro da stiro. Potete acquistare il vostro prossimo ferro da stiro su bpmpower.com. Sul sito troverete un vasto assortimento di marche e prodotti per tutte le tasche. Divertitevi con i filtri per trovare quello più adatto a voi. E se non vi basta, contattateci. Saremo entusiasti di aiutarvi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e se vi va lasciateci un commento qui sotto. Vi invito anche a iscrivervi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina. Ciao e alla prossima!